sciopero generale dei lavoratori dei call center. In questo rinnovo del contratto i padroni hanno chiesto, oltre alla flessibilità oraria totale, anche di restituire parte degli aumenti per via della mancata crescita dell'inflazione. In buona sostanza siamo arrivati al punto in cui i lavoratori oggi devono pagare per continuare a lavorare. Ci hanno posto come condizione per il rinnovo del contratto di pattuire una cifra per il rinnovo che però dovrà essere restituita nel caso l'inflazione non dovesse alzarsi. Questo è incredibile, soprattutto perché in questo periodo siamo in deflazione, quindi è come firmare una cambiale in bianco. Ed è incredibile soprattutto perché negli ultimi anni quelli che hanno pagato la crisi sono stati i lavoratori, ed è giusto invece che in questo momento ci sia una restituzione di quello che noi abbiamo dato finora. Tante famiglie sono rimaste senza lavoro e non c'è possibilità neanche di sperare in un futuro diverso, e quindi noi siamo qui per dire basta. Dopo 23 anni finalmente anche i lavoratori team hanno deciso di mettersi tutti insieme e lottare per evitare che vengano siglati accordi che poi penalizzeranno e che non hanno una lungimiranza. Stavolta li abbiamo messi in guardia, è l'ultima occasione per essere davvero, dimostrare che rappresentano noi lavoratori, non rappresentano le lobby, non rappresentano il potere, i media che vogliono silenziare la nostra rimostranza, la nostra protesta giusta per un futuro di tutti dignitoso, soprattutto il lavoro e dignità. Questa richiesta è da considerare provocatoria e va respinta al mittente. C'è un piano di riorganizzazione aziendale da parte della TIM pluriennale, che prevede tutta una serie di sacrifici nei confronti dei lavoratori. Non si può scaricare i costi di queste riorganizzazioni integralmente sui lavoratori. Bisogna chiamare in causa i manager, bisogna chiamare in causa coloro che guadagneranno lauti compensi da questa riorganizzazione e dai tagli che riusciranno a fare, a cominciare dalla di Cattaneo. Se tagliano noi 1.600.000.000, loro si beccheranno come staff 55 milioni di bonus, deciso naturalmente da loro, dimenticando che invece forse sarebbe opportuno tagliare altri sprechi, fare tutti delle rinunce, essere sempre in ottica di futuro, ma tutti insieme, non tagliando la gente, le loro famiglie e il futuro di tante persone, la dignità. Va chiesto naturalmente l'immediata apertura di un confronto serio a livello nazionale, bisogna chiedere all'azienda di fermarsi, di ascoltare le organizzazioni sindacali, se non vogliamo che questa azienda si indebolisca ancora di più rispetto naturalmente alla concorrenza nazionale e internazionale che c'è, che la vede fortemente esposta anche a scalate straniere. Oggi sciopero dei lavoratori di tutto il settore call center, voi lavorate per la Fastweb. Stiamo chiedendo il rinnovo a livello nazionale del comparto di TLC. Le condizioni sono a ribasso e non accettiamo la condizione, la posizione dell'Aster. Vogliamo poter dire qualcosa perché purtroppo si parla fin troppo poco del settore delle telecomunicazioni, che invece è credo fondamentale per un paese come per qualunque paese, ma soprattutto anche in Italia. Parliamo di lavoratori che non guadagnano cifre enormi, di che stipendi stiamo parlando nei call center? Purtroppo parliamo, penso, adesso io lavoro in team, di 600 euro al mese per i part time, e gli è stato chiesto anche di ridursi questo stipendio mega galattico che non ti permette neanche di vivere. Chiedono di poter demansionare, di pagarci di meno, di farci lavorare di più e di farci lavorare a chiamata, quindi fondamentalmente vogliono controllare il nostro tempo dentro le aziende ma anche fuori, vogliono poter flessibilizzare il nostro lavoro fino a non avere più una vita privata, vogliono applicare il Jobs Act in tutte le sue forme, vogliono poter controllare il lavoro individualmente per elargire salario, per fare contestazioni disciplinari. Siamo tutti qui perché tutti, guardandoci negli occhi, ci rendiamo conto che ci vogliono togliere qualcosa. Quello che a loro interessa, al di là dei soldi banalmente, è togliere i diritti alle persone e renderle sempre più schiave. Tu lavori in un call center che si chiama Transcom, che è coinvolto indirettamente in un'inchiesta che si chiama Labirinto sulla concessione degli appalti pubblici, perché voi gestite insieme ad altri call center servizi quali INAIL, Equitalia, IMSS. Adesso sono a rischio oltre 2.000 lavoratori in Italia, qual è la situazione? E questa situazione si somma già alla difficile situazione degli appalti, e quindi sicuramente questa cosa non ci rende tranquilli assolutamente.
Voi lavorate nel call center della giunta regionale, esponete uno striscione in cui dite senza stipendio da mesi, perché? Perché la JPIN, che è l'azienda che praticamente ha preso la gara d'appalto da anni dalla Regione Lombardia, e scade il contratto a fine aprile, non ha rinnovato la regione, non ha emesso più un bando e ha pensato bene di darla a un'azienda privata che si chiama GPI. Domani abbiamo l'incontro in giunta regionale della Lombardia e aspettiamo risposte e speriamo che siano positive. A un settore, quello dei call center, che occupava quasi 300.000 lavoratori oltre 10 anni fa e siamo arrivati a circa 80.000. Su questo settore non c'è stata mai una grande attenzione del governo per consolidare l'occupazione. Crede che bisognerebbe invertire la tendenza? Ci sono dei segnali? In Lombardia fino a qualche anno fa c'erano più di 50.000 addetti nel settore del call center, adesso siamo sotto i 30.000. Molto spesso i trasferimenti avvengono in regione del sud del nostro paese, in molti altri casi avvengono ad esempio in altri paesi dell'Europa dell'Est, proprio perché la logica è quella del contenimento del costo del lavoro. Quindi ci vuole sicuramente da una parte una legge a sostegno del settore che c'è, che va applicata, a tutela naturalmente di quelli che sono i lavoratori. Cioè, deve esserci l'obbligo, quando uno riceve una telefonata da un operatore del call center, che questo operatore dichiari da dove sta telefonando. Bisogna il più possibile lavorare anche sulla qualità del servizio, che naturalmente può rappresentare un importante discrimine e deterrente rispetto alla delocalizzazione produttiva. In tal senso alcune aziende stanno ripensando questa logica del massimo ribasso. E dall'altra parte però, essendo questi settori che non lavorano solo questi operatori con il settore privato ma anche con il settore pubblico, anche il settore pubblico si deve dare una regolata. I committenti pubblici non possono contribuire al dumping sociale che avviene all'interno del settore con logiche di appalti al massimo ribasso, perché dentro gli appalti al massimo ribasso queste aziende, se rimangono nel nostro paese e applicano regolarmente, adeguatamente i contratti di lavoro, non riescono a stare nei costi. Voglio dare anche, come dire, un messaggio a chi ci ha censurato nei mesi passati, perché la manifestazione che la TIM, per gli stessi identici motivi, ha fatto, i lavoratori della TIM hanno fatto il 13 dicembre, è stata totalmente censurata da tutte le televisioni nazionali. Telecom ha fatto di tutto per mandare comunicati stampa che smentissero i motivi per cui noi eravamo in piazza. Hanno sempre messo le mani avanti su qualcosa che assolutamente non era vero. Hanno detto che noi eravamo tutti dei visionari, che anzi addirittura i sindacalisti erano dei pifferai magici, quindi i lavoratori tutti topolini che li seguono. Io direi che oggi dimostreremo che invece questa lotta è una lotta vera, che i lavoratori non ce la fanno più e quindi c'è bisogno di cambiare il passo nelle trattative e chiedere finalmente qualcosa in più e non in meno. Facciamoci sentire, non molleremo!